Nuovo precursore antidroga in dotazione alla Polizia Stradale di Treviso. Nella prima serata di utilizzo ha fatto letteralmente strage, a riprova che l'abuso di stupefacenti alla guida è in costante aumento. Il controllo sulla Postumia, a San Biagio di Callalta, fuori dalla discoteca Supersonic. Il servizio fatto questa notte sicuramente ha evidenziato un dato non positivo dal punto di vista del controllo sulle droghe, sull'utilizzo delle droghe, perché di 13 conducenti controllati con i drug test, ben 5 sono risultati positivi. La fascia di età degli utenti che sono risultati positivi è compresa tra i 20 e i 25 anni. 8 conducenti sono invece risultati positivi all'alcol test. A luglio e agosto Treviso ha registrato il tasso di mortalità su strada più alto di tutta Italia. La maggior parte degli incidenti che hanno visto vittime, soprattutto nel periodo estivo e quindi quel gran numero di incidenti che ha riguardato motocicli, sono stati prevalentemente dovuti a condotte di guida imprudenti e a stati di alterazione dei conducenti. È stato il nuovo prefetto Laura Lega, al suo arrivo a Treviso, a chiedere che anche la marca venisse inserita nella sperimentazione del nuovo precursore che coinvolge 35 capoluoghi. Si tratta di un tampone salivario che cui viene sottoposto il conducente, e il campione di saliva prelevato viene analizzato da uno strumento portatile contestualmente abbinato a una visita da parte del medico della questura qui di Treviso, che ha visitato e analizzato tutti i campioni prelevati durante la notte. Polizia di Stato e Unità Cinofila della Finanza hanno effettuato controlli anche all'interno della discoteca, riscontrate alcune violazioni amministrative marginali, recuperati fuori da un'uscita 30 grammi di hashish di cui qualcuno si è frettolosamente disfatto.